Ancora buonasera e ben ritrovati. Edizione, nuova edizione straordinaria del nostro telegiornale per chiudere tutto l'approfondimento che da questa mattina abbiamo dedicato alla notizia più importante di questa domenica di luglio, la terza, quella inerente all'aggressione avvenuta ieri notte nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad opera di un 26enne della Pennsylvania. Per fortuna è andata bene, una ferita all'orecchio destro. Nel corso di questa edizione faremo il punto della situazione con tutte le ultime notizie, ma prima cominciamo con la ricostruzione dei fatti. Il candidato repubblicano americano alle prossime elezioni presidenziali di novembre, Donald Trump, è stato vittima di un tentativo di ucciderlo durante un comizio elettorale in Pennsylvania mentre stava parlando ai suoi sostenitori. Un proiettile è arrivato all'orecchio sinistro facendolo sanguinare. Immediatamente attivato il servizio di sicurezza che ha provveduto a mettere al sicuro il deacon americano e poi, dopo qualche minuto, ad uccidere l'autore del gesto identificato, un ventenne originario della Pennsylvania. La folla che assisteva al comizio elettorale, dopo qualche secondo di smarrimento, ha inneggiato al candidato presidenziale, che si trova in un ospedale cittadino. Secondo fonti ospedaliere, non è in pericolo di vita. Messaggi di vicinanza a Trump sono arrivati da diversi stati europei e internazionali e mondiali. Il presidente degli Stati Uniti, attuale candidato democratico alla presidenza americana, Joe Biden, ha parlato con Trump ed è rientrato alla Casa Bianca ed ha fatto dichiarare: "Non c'è posto per la violenza". E dopo l'uscita dall'ospedale, Donald Trump è tornato a caricare i suoi aficionados dicendo: "In questo momento è importante rimanere uniti e mostrare il vero carattere degli americani, non permettendo al male di vincere". Lo stesso Trump ha poi anche confermato che sarà presente da domani nel Wisconsin alla convention repubblicana che dovrebbe sancire definitivamente la nomination per quanto riguarda le elezioni presidenziali del prossimo 4 novembre. Il punto delle indagini adesso, mentre l'FBI è al lavoro per ricostruire l'attentato, il movente che ha spinto il 26enne della Pennsylvania a sparare, sono cresciute le accuse al servizio di presidenziale che ovviamente era al fianco di Trump. Nelle immagini si sono visti gli uomini del servizio di sicurezza presidenziale che sono intervenuti troppo tardi, almeno dopo 20-25 secondi da quanto è accaduto. E tra l'altro la stessa direttrice del Secret Service sarà in udienza prevista alla Camera americana per il prossimo 22 luglio. Tra l'altro proprio la campagna di Donald Trump ha messo in evidenza come il Secret Service era completamente impreparato a gestire una vicenda tale. Se il proiettile fosse arrivato, si sarebbe trattato di un vero e proprio assassinio nei confronti di Donald Trump. Adesso facciamo il punto della situazione anche con il racconto dei testimoni. E intanto sulla dinamica di questa aggressione a Donald Trump spuntano anche delle testimonianze importanti che hanno messo in evidenza come è stata evidente la falla del servizio segreto che protegge i presidenti degli Stati Uniti. Secondo la rete televisiva inglese BBC, alcuni testimoni avrebbero cercato disperatamente di avvertire la polizia della presenza di un cecchino armato di fucile, proprio questa ventenne della Pennsylvania che è stato prima identificato e poi successivamente ucciso. Lo si è visto anche dalle immagini che sono apparse su diversi canali social dello sparatore. Avevano cercato dunque di avvertire la polizia della presenza di questo cecchino e si vedeva chiaramente che aveva un fucile in mano.
La polizia non aveva neanche idea di cosa stesse accadendo. Delle indagini si sta occupando l'FBI e il responsabile dell'ufficio locale della Pennsylvania ha messo in evidenza che il luogo del comizio è ancora una scena del crimine. Gli investigatori però non hanno ancora concluso gli accertamenti, hanno identificato lo sparatore e poi ovviamente non hanno ancora diffuso l'identità. Per quanto riguarda sempre l'attentatore, va anche rilevato che aveva un materiale esplosivo nell'auto con la quale è arrivato fino al comizio di Trump. Tra l'altro era stato avvistato fuori dall'evento dalle forze dell'ordine locali che lo avevano ritenuto sospetto. Le autorità avevano annunciato di tenerlo d'occhio e l'informazione è stata trasmessa anche al Secret Service. Poi la ricostruzione dei fatti l'abbiamo sentita. L'aggressione avvenuta a Donald Trump è l'ultima di una serie in cui sono stati coinvolti diversi presidenti di altre istituzioni mondiali. Facciamo il punto. Quanto è accaduto a Trump è anche una scia di notevoli esponenti politici o impegnati in presidenziali nei loro rispettivi paesi. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, ma non solo questo, era avvenuto qualche settimana fa quando durante un comizio uno sparatore aveva ferito in maniera grave, ma poi si era salvato il primo ministro slovacco Fico. Ancora più drammatico quanto avvenne in Giappone con l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Anche in quell'occasione un comizio elettorale, anche in quell'occasione un altro sparatore. La memoria poi corre ovviamente al 1968, quando ci fu l'attentato al candidato alla presidenza degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy a Dallas. Ricordiamo anche l'attentato al presidente egiziano Sadat nel 1981 e poi ultimo in ordine di tempo anche nell'82 l'attentato al premier svedese Olof Palme che rimase ucciso per opera di uno squilibrato. E con questo chiudiamo questa edizione straordinaria del nostro telegiornale. Pensiamo dunque di avervi dato un panorama completo degli eventi, sia per quanto riguarda Trump che per quanto riguarda lo sparatore, che anche le polemiche che ne sono seguite. Naturalmente ci riaggiorneremo con i nostri consueti appuntamenti informativi a partire da domani mattina. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.